Today's my birthday. 26 years old. Siete pronti? È arrivato il nuovo Rasa 8 pollici della Celestron. Adesso faremo l'unboxing e poi un bel test per vedere come va questo bellissimo strumento. Leggero e compatto, con grosse aspettative. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? She knows me now. She's the woman on my side. And so it goes. I could take her for a ride, anywhere, anyhow. I watch love blow. I'm the field and I'm the daybreak. Well, I'm just a simple man. This is what I am. I'm a river that flows. I'm an open soul. I might be the end of the road. I still don't know, where will I be tomorrow? No, no, I still don't know, where will I be tomorrow? Bene, ora che abbiamo fatto l'unboxing, vediamo in dettaglio cosa contiene la scatola. Naturalmente, oltre al telescopio, al Smith Astrograph Rowe Ackerman da 8 pollici, noi abbiamo solamente alcune cose. Abbiamo un anello per poter collegare le camere CCD, che adesso vediamo in dettaglio, un manuale di una semplice pagina, che è in inglese naturalmente, con delle istruzioni diciamo basilari per l'utilizzo del telescopio. Abbiamo importante invece la garanzia di 3 anni, un'estensione di 3 anni data da Auriga sul telescopio. Abbiamo in omaggio il software Starry Night, che possiamo scaricare dal sito della Celestron, ci verrà dato un codice particolare per l'installazione. E poi abbiamo 2 viti. Che sono queste qua, da attaccare sotto la barra Osmandy, che adesso vediamo.
e poi un portabatterie molto semplice per poter accendere la ventolina di raffreddamento ed estrazione dell'aria posteriormente, che abbiamo visto prima. Quindi questa, diciamo, è un pacco batteria 12 volts che possiamo utilizzare alla bisogna. Cosa non c'è? Non c'è il supporto per il cercatore. Quindi da Unica Italia mi sono fatto dare un cercatore, una basetta BAD da poter installare utilizzando una di queste viti posteriormente messe sul posteriore del telescopio, e poi vediamo come fare. Le altre cose che abbiamo un anello adattatore per camere T2 e un anello adattatore per camere CCS. Le T2 sono le classiche camere CCD, per esempio qui abbiamo una Orion, una Starshot G3 con attacco T2, qui abbiamo una ASI classica, T2 significa che noi possiamo smontare il naso della camera, la parte nera, e quindi abbiamo qua la filettatura T2. E per ultima le camere tipo CCS, tipo l'Imaging Source o le camere della Celestron, per esempio, che hanno attacco CCS. Per questi due tipi di camere viene data in dotazione un anello, che adesso vediamo in particolare, per esempio vediamo questo, che è l'anello T2. Quindi noi possiamo prendere la nostra camera, togliamo il naso, avvitiamo l'anello da sopra e possiamo attaccare la camera qua. Chiaramente per fissare il tutto abbiamo bisogno di questo anello. Quindi adesso lo vediamo in pratica. Quindi mettiamo prima l'anello che decidiamo di utilizzare con il suo supporto, in questo modo, e lo andiamo a fissare alla stanza. Ecco fatto, il sistema è bloccato. Qui noi avvitiamo la nostra camera. Chiaramente noi attaccheremo i cavi, attaccheremo al computer, quindi noi faremo la ripresa da questa parte. È evidente che il telescopio non è usabile visualmente, perché noi non possiamo mettere l'occhio davanti, è usabile solamente in maniera fotografica. Allora, che cosa dire? Intanto è una focale molto corta, e sorprendentemente sono solamente 400 mm di focale, ed è un F2, quindi luminosissimo, estremamente luminoso. Ha un'ostruzione però importante di 93 mm. Ma la cosa interessante è che il cerchio immagine sul sensore che andiamo a riprendere sarà di 22 mm. Questo significa che l'immagine sarà perfettamente corretta fino al formato APS-C. Non è possibile utilizzare questo astrografo con camere reflex full frame perché non viene coperto interamente il sensore. Interessante dietro è il focheggiatore che apparentemente sembra il vecchio focheggiatore Smith-Cassegrain che vediamo qua, questo. La novità è che adesso questo focheggiatore scorre su cuscinetti a sfera ed è privo di imaging shift, quindi elimina completamente il problema che noi avevamo con i vecchi Smith-Cassegrain classici, che una volta che toccavamo il focheggiatore l'immagine della stella si spostava su terra. E adesso vediamo un attimo in dettaglio come utilizzarlo. Innanzitutto devo mettere le due viti sotto alla barra Losmandy, che è qua sotto. Queste due viti sono importanti, che hanno un duplice scopo. Questa è la prima. E la seconda. Ecco, vengono strette. Quindi la prima è di poter afferrare il telescopio con due mani senza toccare la lastra anteriore. E l'altra è che una volta che noi mettiamo il telescopio sulla montatura, se dovesse scivolare la barra sulla montatura, sbatterebbe all'inizio o alla fine e il telescopio non cade per terra, che è una cosa molto importante. Quindi a questo punto abbiamo messo le barre Losbandi. Devo ora svitare una di queste viti per poter installare il mio portacercatore, sul quale metterò un cercatore per fare l'allineamento iniziale del telescopio su una stella
e per poter riprendere poi la ripresa normale. Ora, come utilizzare questa camera? Sappiamo, abbiamo detto che è un telescopio F2, quindi è un telescopio molto luminoso. Inizialmente uno può pensare che si può utilizzare solamente da cieli molto scuri, quindi bisogna andare in montagna dove il cielo è nero, non c'è inquinamento luminoso, per poter sfruttare lo strumento F2, perché con l'analogo telescopio da Roma, dove sono io, da Roma Eur, con una reflex a 800 ISO, dopo un minuto di esposizione la fotografia è completamente gialla, gialla, senza stelle, senza dettagli, senza niente. Quindi immaginiamoci con F2 cosa può succedere. Ma infatti questo sistema è particolarmente adatto per essere utilizzato con filtri interferenziali H-alfa, ossigeno 3, zolfo 2 e poter fare tricromia anche con filtri a banda stretta. Ora noi sappiamo che sono disponibili sul mercato molti filtri interferenziali, per esempio H-alfa. Per fare un esempio, Bader ha dei filtri H-alfa da 35 nanometri, adatti soprattutto alle reflex, filtri H-alfa da 7 nanometri, adatti a CCD e anche più stretti. Quello che noi dobbiamo pensare è che invece stiamo utilizzando un treno ottico molto particolare che ha bisogno di filtri studiati appositamente, e per questo Bader, che adesso vediamo fra poco, ha messo a disposizione dei filtri a banda stretta. Ma come montare questi filtri sul telescopio? Perché noi abbiamo messo qui la camera e non c'è modo di fare altro. L'unica possibilità è quella di montare una piccola slitta portafiltri, la più piccola possibile, la più stretta possibile, in maniera tale che non ci mangi il back focus, il minimo indispensabile, da poter mettere tra la camera e il telescopio. In questo modo noi potremmo, con un cassetto, inserire in questo cassettino un filtro, poterlo togliere e poterlo mettere. In questo modo possiamo utilizzare, fare tricromia per esempio, oppure semplicemente fotografia in banda stretta. Perché in banda stretta? Perché da Roma, per esempio, e così come in tante altre città d'Italia, il comune ha sostituito le lampade stradali che erano al mercurio o al sodio e che potevano essere tagliate via con dei filtri anti-inquinamento luminoso, ha sostituito queste lampade con delle lampade a LED. E i LED purtroppo hanno uno spettro continuo, quindi bruciano l'intera banda del visibile nell'infrarosso e nell'ultravioletto, impedendoci di mascherarle in qualunque modo. L'unico modo è oltrepassare la banda visibile e andare in bande estreme come l'H-alfa o l'ossigeno, per esempio, o lo zolfo, dove noi possiamo isolare una banda molto stretta della radiazione luminosa che ci arriva e poter fotografare in estrema semplicità, con il vantaggio che un filtro a banda stretta fa passare molta poca luce e quindi con un telescopio classico noi abbiamo bisogno di pose lunghe. Però noi conosciamo tutti adesso, per esempio, la tecnica di light imaging che si può fare con queste camere CMOS, in cui facendo numerosissime riprese di breve durata, quindi di pochi secondi, e sommandole da loro in diretta, noi possiamo ottenere delle immagini spettacolari senza necessità di inseguimento. Cosa ci serve? Ci serve un telescopio luminoso, ma noi adesso ce l'abbiamo. Abbiamo un 200 mm F2, che è una cosa spaventosa. Carrozzato con dei filtri interferenziali adatti, riusciremo a fare delle riprese che, a dir poco, solamente un anno fa erano impensabili. Bene, adesso proveremo sul campo il telescopio e vedremo come va. Inizialmente con dei filtri classici, quindi soprattutto in H-alfa, qui da Roma, e poi proveremo la nuova linea di filtri Bader, denominati F2, studiati appositamente per questo telescopio, di cui ne sfruttano le caratteristiche e non ne rovinano la qualità ottica dell'immagine. Bene, vediamo adesso di installare la basetta per il portacercatore. È molto semplice, scelgo una delle viti, vedo dove entra meglio la basetta, quindi qui è il posto migliore, quindi userò un cacciavite a croce, svito la vite e la riutilizzo, semplicemente inserendola al centro e mettendola dove era. Cerco di metterlo il più
più dritto possibile. Ecco fatto. A questo punto abbiamo il portacercatore. Bene, allora vediamo adesso di parlare dei filtri interferenziali da usare con questo telescopio. Ovviamente noi abbiamo già in casa dei filtri. Io per esempio ho un filtro H-alfa da 7 nanometri che potrei usare con il telescopio. Come attaccarlo al telescopio? Perché poi noi dobbiamo fare la ripresa con una camera tipo questa, che attacchiamo al nostro sistema T2, quindi svideremo il naso da 31,8, attacchiamo la nostra camera e quindi riusciamo a collegare i due sistemi. Però come fare a inserire un filtro in questo insieme? Non è possibile, ci serve un qualcosa. Normalmente noi utilizziamo una ruota portafiltri, in questo caso è un Atic per esempio, questa è a varie posizioni, quindi noi possiamo svitare il naso da 31,8, ha un attacco T2 e lo possiamo attaccare direttamente. Però che cosa succede? Se io metto questa ruota portafiltri, come vedete, mi mangio mezzo telescopio. Quindi già c'è una grande occlusione centrale, aggiungiamo pure la ruota portafiltri, è impossibile. Quindi anche questa è una soluzione impraticabile. La soluzione che noi abbiamo per questo è quella del sistema Bader UFC, che è composto da queste scatole, diciamo così, che sono una, adesso lo vediamo in dettaglio, due, tre e quattro. Quindi adesso ci avviciniamo e vediamo in dettaglio questo sistema. Allora, la prima parte è composta dal cassetto vero e proprio, che è il filter slide, che ha un attacco M48 da questa parte e da questa parte c'è il cassetto libero. Quindi noi qua dentro avvideremo il nostro filtro, in questo caso siamo, abbiamo detto precedentemente, il filtro Bader F2, studiato specificatamente per i sistemi F2. Quindi apro il filtro e lo inserisco nel cassetto. Ecco qua, quindi abbiamo il filtro montato dentro al cassetto. Il corpo del cassetto viene creato attraverso altri due sistemi. È molto parametrico perché dipende poi dalle cose che voi state utilizzando, quindi dal tipo di camera e dal tipo di raccordo. In questo caso noi abbiamo questo, che è il filter chamber, quindi la base del corpo, e questo, diciamo, è il coperchio del filtro. Quindi noi dobbiamo avvitare con delle viti questo coperchio e realizziamo di fatto un cassetto vero e proprio, che è questo. Dentro questo cassetto noi possiamo inserire naturalmente il nostro filtro. Il filtro ha un attacco magnetico, che adesso vediamo da questa parte, qua e qua, ci sono due magneti che impediscono al filtro di cadere, quindi anche il telescopio girandosi in maniera equatoriale non perde mai il filtro. Quindi vediamo così, a scatto ed entra. Questa è la parte che chiude il cassetto. Da questa parte noi inseriremo la nostra camera e da quest'altra parte noi avremo, scusate, sì, esatto, questo è il cassetto e di qua noi abbiamo l'altro sistema che noi utilizzeremo. Quindi utilizzeremo il nostro anello che poi andremo a fissare al telescopio. Quindi come al solito noi utilizzeremo questo anello verso il telescopio, questa parte la fissiamo al cassetto, tutto questo blocco diventa il nostro blocco filtri. Quindi noi, adesso lo tengo in mano, diciamo togliendo direttamente il filtro, possiamo sostituire i filtri adeguatamente. Quali sono i filtri che abbiamo a disposizione? Sono l'intero kit F2 che vediamo qua, che sono i filtri Bader H-alfa, ossigeno 3 e zolfo 2. Con questi tre filtri noi possiamo fare una tricromia, per esempio, oppure possiamo usarli per riprese singole, per riprendere particolari oggetti.
Quindi adesso non ci rimane che andare a provare sul campo questo spettacolare spettrografo. Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Billy, she knows me now, she's the woman on my side. So it goes. I could take her for a ride, anywhere, anyhow, and watch love blow. But I look at the past and see not a wrong. I'm the wheel, I'm the gate, I'm the fuel, and I'm the daybreak. Well, I'm just a simple man, this is what I am. Allora, siamo qui a tirare le conclusioni di questo astrografo, di questo Roe Ackerman da 8 pollici F2 della Celestron. Cosa dire di questo telescopio? Innanzitutto la sua luminosità F2 è veramente impressionante e ha consentito anche da Roma, da dove sono io, qui in zona Roma Eura, con il cielo altamente inquinato, sia per la zona euro sia per la zona centrale come Piazza Venezia, per esempio, illuminano il cielo di una luce molto forte che viene riflessa dallo smog che è nell'aria, e questo normalmente non mi consente di riprendere delle nebulose. Con questo telescopio invece, puntato in una zona di cielo molto inquinata come Piazza Venezia, illuminata dai fari, quindi una zona veramente impossibile, con il filtro, i nuovi filtri della Bader F2 interferenziali, utilizzando in particolare l'H-alfa F2 insieme alla nuova slitta portafiltri Bader, che ricordo è compatibile con tutti i sistemi, quindi ha moltissimi tipi di raccordo sia lato telescopio, quindi non solo per il Roe Ackerman ma anche per tutti gli altri telescopi e per tutte le altre camere. Quindi raccordi M6, M28, T2, 42 e chi più ne ha più ne metta. Insieme al kit di filtri interferenziali Bader che abbiamo visto prima, e quindi lo zolfo, l'H-alfa e l'ossigeno 3, possiamo fare una tricromia con filtri interferenziali. Molto facile da fare, grazie proprio alla luminosità di questo telescopio, che ci consente di riprendere degli oggetti difficili anche con pose brevi. Con pochi minuti io ho ripreso delle nebulose impressionanti senza faticare più di tanto, proprio grazie alla luminosità F2. Io ho utilizzato l'accessorio T2 e non questo CCS per montare la slitta portafiltri, che è questa, vi ricordo, che da un lato viene attaccata al telescopio, dall'altro lato viene attaccata alla camera. In questo caso io ho utilizzato l'anello T2, però ricordo ce ne sono di tutti i tipi, e questo è il cassetto portafiltri con avvitato il filtro H-alfa, questo è l'F2 in particolare. La slitta è magnetica, quindi ai due lati superiori ci sono due magneti,
e una punta di guida che consente di inserire a scatto il filtro e non cade, quindi in nessuna posizione può rischiare che cade il filtro. Allora, le mie impressioni quali sono state? Allora, innanzitutto il focheggiatore fluidissimo, finalmente fatto su cuscinetti, quindi zero shift, ma zero shift significa zero shift, la stella non si muove, è come un rifrattore. Quando mettete a fuoco sul rifrattore, il tubo si estende avanti e indietro e la stella rimane fissa. Se utilizzate uno Smith Cassegrain, proprio in virtù del tipo di costruzione del focheggiatore, abbiamo un imaging shift, cioè la stella si muove nel campo mentre focheggiamo, che è molto fastidioso e rende difficile anche fare una messa a fuoco di precisione, soprattutto su oggetti molto deboli, perché la posa magari richiede qualche secondo e quindi dobbiamo aspettare del tempo prima che l'immagine si fermi, che venga fatta la nuova ripresa e si controlla la nuova messa a fuoco. Con l'F2 la messa a fuoco è stata facilissima grazie alla sua estrema luminosità. Io ho utilizzato due accessori in particolare, che sono la slitta portacercatore della Bader, su cui ho inserito un laser per le riprese, per il centraggio, e un tappo T2 Bader di protezione, perché ho lasciato inserito, adesso l'ho tolto per vederlo, ma ho lasciato inserito il filtro davanti e ho chiuso la slitta con questo tappo T2 che si avvita davanti e quindi consente di proteggere tutto il sistema, che rimane quindi chiuso perfettamente. Quindi qui ho inserito un laser, il centraggio del laser sul telescopio è stato facilissimo, perché questo telescopio, seppur così grande, è 400 mm di focale, quindi una focale corta. Di conseguenza è facile centrare il laser in questo campo, perché il campo è molto ampio. Quindi ho inserito la camera frontalmente, ho usato una Svoasi 178 monocromatica, quindi non una camera eccezionale, però un'ottima camera adatta anche per le riprese del cielo profondo. E con la montatura puntata verso la stella polare ho inserito il laser qua e in pochi istanti ho trovato il laser nell'immagine sul monitor e quindi ho centrato il laser e il telescopio. A quel punto ho fatto l'allineamento a 6 stelle con la mia montatura Celestron, una CGM. Ho fatto un allineamento a 6 stelle utilizzando il laser, centrandolo sul monitor. Lì che cosa ho scoperto? Che un problema, per esempio, è il cavo USB della camera. Io ho utilizzato, ho utilizzato il cavo USB 3 in dotazione della camera. E perché ho sbagliato? Perché non serviva, in quanto non avrei fatto pose di pianeti, quindi ad altissima frequenza, ma pose del profondo cielo, quindi con pose lunghe di molti secondi. Quindi il fatto che il cavo sia USB 2 o USB 3 non aveva alcuna importanza. Ha importanza invece la lunghezza del cavo, perché quando noi mettiamo il telescopio sulla montatura e cominciamo a fare l'allineamento alle 6 stelle, ci sono state su 2 stelle ho dovuto staccare il cavo dal computer perché è troppo corto, perché il telescopio si allontanava dal tavolo dove era posizionato il computer e quindi non arrivava, avrei strappato i fili. Quindi ho dovuto spegnere il programma di acquisizione, staccare il cavetto USB, fare il puntamento della stella, riattaccare il cavo USB, riavviare il programma e ricontrollare la stella sul monitor. Questo per 2 stelle su 6. Se avessi utilizzato un cavo USB 2 classico, avrei potuto utilizzare un cavo lungo 5 metri e non avrei avuto nessun problema, ma non ci ho pensato e quindi questo è stato un problema che ho avuto e che vi risparmio a voi per la prossima volta. Quindi per il profondo cielo è consigliabile usare cavi USB 2, soprattutto perché il telescopio si può muovere più liberamente. Quindi la messa a fuoco ottima, la luminosità bellissima, la cintatura degli oggetti perfetta, la montatura con questo telescopio si è comportata perfettamente grazie sia al peso ridotto e sia alla corta focale, ma anche grazie al fatto che avendo un sistema ottico anteriore dove c'è la camera con la ruota portafiltri, che comunque è pesante, e lo specchio posteriore, di fatto il telescopio è bilanciato al centro. Quindi, al contrario degli Smith Cassegrain classici che siamo obbligati a ribilanciare o con dei pesi aggiuntivi o spostandolo tutti in avanti, questo telescopio era bilanciato perfettamente al centro della slitta della montatura, della piastra, e quindi sono riuscito a bilanciare molto bene il telescopio.
La montatura si è dimostrata all'altezza della situazione, quindi avendo fatto l'allineamento a 6 stelle con la camera, quindi centrando le 6 stelle al centro della camera, utilizzando il reticolo messo a disposizione dal programma, io ho usato SharpCut. E qualunque Godot facesse la montatura era un cecchino, quindi al centro perfetto del fotogramma, ed è stato facilissimo fare la ripresa. Il campo inquadrato, nonostante il filtro F2 interferenziale molto forte, studiato appositamente per questo tipo di telescopi F2, si è dimostrato all'altezza perché le stelle sono puntiformi fino al bordo, perfettamente puntiformi, nessuna distorsione di nessun tipo su tutto il campo. E non ho utilizzato la lentola di acclimatamento perché non volevo fare delle pose, delle belle fotografie, ma volevo verificare la qualità e la facilità di uso di questo telescopio. Però vi ricordo che ieri è possibile collegare una batteria da 12 volts per alimentare l'evento di aspirazione e raffreddamento del telescopio. Io l'ho tirato fuori sul terrazzo diverse ore prima in maniera tale che quando l'ho utilizzato si è acclimatato. Il tempo non era buono quando ho fatto le prove, era stata una giornata semi nuvolosa, poi si era serenata la sera e durante le riprese è ritornato le nuvole, finché a mezzanotte ho dovuto interrompere perché era completamente nuvoloso. Ma nonostante le nuvole, io riuscivo comunque a riprendere le stelle con il telescopio F2. Impressionante, molto bello. Mi è piaciuto moltissimo questo telescopio. E penso che avrà grandi risultati nel prosieguo. Penso che lo utilizzeranno molte persone, ve lo consiglio vivamente. È una specie di è un rifrattore praticamente di qualità ottica, un rifrattore, e solo che è un rifrattore da 20 cm e pesa abbastanza poco. Quindi diciamo che pesa più o meno come un 8 pollici classico, uno Smith Kassegger classico. Quindi bello, facile, e quindi vi aspetto alla prossima puntata. We get so clever at covering it up. Everyone knows our hearts in their holes. There's water in the boat. Bittersweet words dancing in my mouth, but I can't get them out. Truth is, I'm tired of lying to myself. I've been trying to figure out what went wrong. Oh, was it wrong all along? Truth is, I'm tired of lying to myself. I've been trying. You ain't the one. Our time is up. I'm moving on. Table for two, but we're not saying much, baby. Almost.